Buongiorno ragazzi, cosa ci sarà mai in questo pacco? Beh, lo sapete, l'avete letto nel titolo del video, nella descrizione. È un Commodore PET CBM 8032. Mitico! O meglio, dovrebbe essere un Commodore PET 8032 perché l'ho ordinato su eBay. Era da un po' di tempo che seguivo qualche asta, ma anche vendite, di questo modello di computer, ma anche altri simili, e finalmente si è presentata l'occasione di un computer che non costava tantissimo. Sembrava anche bello a vedersi come forma, cioè senza nessun problema, si accende tutto. E così ho fatto una proposta delicatamente più bassa al venditore, in modo da potermi accaparrare l'acquisto. Da un lato sono contento che il venditore abbia accettato, comunque una cifra del genere che non vi dirò, perché non voglio che qualcuno mi dice l'hai pagato troppo poco, bla bla bla. Da un lato sono contento perché il venditore ha accettato la mia offerta. Dall'altro lato, a parte pagare un sacco di spese di trasporto e dazi doganali perché arriva dagli Stati Uniti, so che anche qualora ci fosse veramente un Commodore PET qua dentro, sarà un po' un problema provarlo, e infatti non lo faremo oggi perché funziona a 110 volt 60 Hz, quindi devo trovare il modo o di sostituire il trasformatore interno oppure vedere se c'ha una doppia alimentazione, o in alternativa dovrò comprarmi un inverter per far sì che questo Commodore si possa accendere. Peraltro l'ultima soluzione dell'inverter potrebbe essere interessante, perché non è l'unico computer che ancora non riesco a accendere che funziona a 110 volt 60 Hz. Ho anche un Texas Instruments T99A modello esatto è T99 4A, che vorrei accendere, anche quello funziona a 110 volt 60 Hz, quindi mi serviva o un trasformatore che però avrebbe lavorato a 50 Hz, o in alternativa trovare un inverter che possa alimentare questi computer. Ma solo il futuro ci dirà quale soluzione sceglierò, probabilmente quella che in qualche modo mi conviene di più economicamente, vedremo. Adesso chiamerei Leo, così mi aiuta ad aprire questo bel pacco, vediamo se veramente c'è dentro il Commodore PET che mi aspetto e vediamo in che stato è. Sembra imballato bene, eh? Cioè un lavoro ingrato quello di tirar fuori tutte queste patatine, ma è meglio che te lo fai te, Leo, vero? Si intravede la forma che ci aspettavamo? Ed eccolo, bello imballato. Sta così bene lì in mezzo, secondo me è stato imballato bene e speriamo quindi che non abbia nessun graffio, nulla di negativo. Stavo pensando di rispedire indietro il pacco con Leo, così posso chiedere il rimborso. Era vero, finalmente c'è un Commodore PET nella mia collezione di retrocomputer. Che bello, le condizioni sono veramente buone. C'è qualche piccolo graffietto, ma nulla di preoccupante.
Nella parte posteriore c'è una piccola piega qui, ma penso che riuscirò a sistemarla magari dall'interno quando lo aprirò. E come potete vedere, appunto, la tensione di alimentazione è questi 117 volt, che noi chiamiamo 110 volt, 60 Hz, che ovviamente è una tensione statunitense, qua in Italia non ce l'abbiamo. C'è dello scotch qui, che non so cosa serva, e un altro segno di scotch qua sopra. Sentite che suono hanno i tasti. È proprio una soddisfazione premerli. Diamo un'occhiata all'interno del computer. Se è come penso, qua davanti dovrebbe avere due viti e dietro la cerniera che poi si apre quando le viti vengono svitate. Vediamo un po'. Ok. Qua una e qua l'altra. Ecco qua. Ecco il nostro bel Commodore PET all'interno. Beh, ovviamente vediamo la scheda madre. Là dietro è dove è piegato lo chassis. Qua sotto c'è la scheda che gestisce il monitor. E questo è il trasformatore, che a 110 volt invece a noi servirebbe 220. Anche l'interno si presenta in buone condizioni, un po' impolverato in realtà, però non c'è nulla di strano. Ecco, se il venditore ha detto che funzionava, evidentemente non mi devo aspettare nessuna bruciatura, infatti non ne vedo. Ho messo dietro una scatola per tenere appoggiato il monitor, così adesso provo a svitare il trasformatore e vedo se magari per fortuna c'ha due tensioni, anche se non credo sinceramente. Dietro al trasformatore c'è un terzo filino tagliato, questo qua rosso, insieme al nero e bianco che evidentemente vanno alla presa di corrente esterna. Ma chissà se questo può essere quello del 220? Ma sarebbe troppa fortuna. Però facciamo una prova, misuriamo con il tester. Ho collegato il tester alla presa di alimentazione del Commodore PET. Adesso lo accendo. Accendo l'interruttore, non è che accendo il computer, e misuro la resistenza del trasformatore, che ha così, senza nessuna tensione alternata, quindi in continua, è 2,6 ohm. Adesso stacco uno dei poli e vado a misurare su quel filo rosso. Aspetta che vediamo se riusciamo. Ecco qua. Riproviamo. Misura 1,6, il che vuol dire che ci troviamo più o meno a metà dell'avvolgimento. Se il totale era più o meno 3, qua siamo 1,5. Purtroppo no, purtroppo non è 220. Se fosse stata la presa del 220, mi sarei dovuto aspettare più o meno il doppio della resistenza dell'avvolgimento. Quindi almeno un 6 ohm, invece trovando 1,5 direi che è una presa intermedia del trasformatore che purtroppo non serve a niente. E vabbè, dovremo quindi trovare un'altra soluzione. Ho fatto un po' di fatica, ma alla fine sono riuscito a rimettere il trasformatore nella sua posizione originale.
Adesso, quindi, dopo che l'ho fissato per bene, possiamo richiudere il Commodore. Vediamo insieme le specifiche tecniche di questo Commodore PET CBM8032. Il CBM8032 è un computer desktop a 8 bit destinato per il mercato business. Si trova principalmente negli uffici. È stato sviluppato nella seconda metà del 1979 e prodotto a partire dal 1980. In un unico case troviamo monitor, scheda madre, alimentatore e tastiera completa. Il floppy disk drive e il lettore di cassette sono esterni. Il monitor è CRT da 12 pollici, monocromatico verde, da 80 colonne per 25 righe di testo, gestito dal controller MOS 6545. Il microprocessore è il MOS 6502, da 8 bit e 1 MHz di frequenza di clock. Il CBM8032 è dotato di 32 KB di RAM. Della stessa serie di computer CBM8000 ce n'erano anche altri con diverse dimensioni di RAM. È presente un altoparlante piezo per l'emissione di semplici suoni. Relativamente al sistema operativo, il Commodore PET si avvia direttamente con il Basic versione 4. Il CBM8032 che ho acquistato io arriva dagli Stati Uniti e si alimenta a 110 volt in corrente alternata. Ovviamente esistono anche Commodore PET europei alimentati a 220 volt. L'assorbimento è poco più di 100 watt. Bene ragazzi, mi posso dire soddisfatto del mio acquisto. Almeno dal punto di vista estetico è come me l'aspettavo. Spero proprio che poi funzioni, come mi ha promesso il venditore, che lui ovviamente l'ha provato prima di spedirlo qua in Italia. Quando risolverò il problema di come alimentarlo, farò un altro video e così sarete in grado di vedere anche voi il funzionamento di questo stupendo Commodore PET 8032. Se anche questo video vi è piaciuto, potete mettere un like e farmelo sapere nei commenti. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video relativi a elettrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.